Nuovo appuntamento con l'informazione giornalistica a cura della redazione del Capoluogo. Iniziamo subito, andiamo a vedere le principali notizie del giorno. Anello di 20 km in fibra ottica, prima mondiale all'Aquila. Questo l'articolo pubblicato sul nostro giornale, di cui c'è il live in apertura con le interviste a cura della collega Alessandra Prospero. Un evento di riflesso mondiale, quello tenutosi oggi, giovedì 6 giugno, presso la sala consiglio del rettorato dell'Università Palazzo Camponeschi. È stata inaugurata infatti l'installazione delle fibre multicore, prima installazione al mondo di sistemi in grado di offrire una capacità di trasmissione dati ad altissima velocità. Questa iniziativa parte con il finanziamento di un progetto di ricerca. Sono stati fatti degli investimenti in questi anni che giungono poi a maturazione. Siamo lieti oggi di vedere i primi frutti di questi investimenti, ha annunciato la rettrice Paola Inverardi nell'aprire la conferenza. L'Aquila, tasse post sisma da restituire, proroga al 31 dicembre del 2019. Il provvedimento annunciato dal deputato Luigi Deramo e dal senatore Paolo Arrigoni il 31 maggio scorso ha trovato conferma nella votazione svoltasi nella serata di ieri al Senato. Si tornerà dunque a parlare della questione tasse da restituire a fine dicembre. La proroga è fissata all'ultimo dell'anno. A renderlo noto proprio il deputato aquilano e vice segretario della Lega Abruzzo Luigi Deramo ed il senatore Paolo Arrigoni, che in una nota stampa affermano: come anticipato nei giorni scorsi, il governo ha dato il via libera definitivo alla proroga per il pagamento delle tasse sospese all'indomani del terremoto dell'Aquila del 2009. In merito al bilancio del comune dell'Aquila, proseguono Deramo ed Arrigoni, non solo è stata confermata la per affrontare le maggiori spese e le minori entrate, ma grazie al costante lavoro della Lega abbiamo assicurato la stessa copertura anche per il 2020. Ed ora invece spazio alla cronaca con la notizia in apertura pubblicata sul nostro giornale: arresti all'alba per droga, arresti appunto all'Aquila proprio per droga, operazione dei carabinieri in corso all'alba della mattina. Ad operare la compagnia dei carabinieri dell'Aquila, 3 persone ai domiciliari, 2 cittadini albanesi e un italiano. Sono tutti accusati di reati relativi a spaccio di cocaina. L'Aquila venerdì in centro con la famiglia. 6 venerdì per indurre le famiglie a tornare in centro, a partire dal 7 giugno fino al 12 luglio. I venerdì saranno dunque 7, 14, 21 e 28 giugno, 5 e 12 luglio. Dalle 19 alle 23 il centro verrà pedonalizzato dalla Villa Comunale alla Fontana Luminosa, per poter accogliere le famiglie e intrattenerle con concerti musicali, trucca bimbi, cortili aperti, aperture prolungate dei negozi in centro e sconti eccezionali proposti dai commercianti. Tutti i dettagli nell'articolo a cura di Alessandra Prospero con le interviste relative. Fondazione Carispac, ecco chi eleggerà il nuovo presidente. Sono 18 i membri del Consiglio Generale della Fondazione Carispac che venerdì 7 giugno all'Aquila eleggeranno il nuovo presidente. La partita è ancora aperta, letteralmente all'ultimo voto, tra Domenico Taglieri, già vicepresidente della Fondazione, e Roberto Marotta, commercialista, che ha già ricoperto il ruolo di presidente prima dell'attuale duplice mandato di Marco Fanfani, ex assessore della Giunta di Massimo Cialente. Per essere eletto il presidente ha bisogno di 10 voti. Per i membri del Consiglio Generale non è previsto il rinnovo delle cariche, a meno che qualcuno di loro non verrà eletto nel Consiglio di Amministrazione. Tutti i dettagli nell'articolo a firma di Loredana Lombardo. E ancora cronaca, questa volta però ci spostiamo nel territorio marsicano. Tagliacozzo, scontro sulla Tiburtina Valeria, 2 feriti. Scontro tra 2 automobili nei pressi del passaggio a livello di Tagliacozzo su via Tiburtina Valeria. Un uomo e una donna sono rimasti feriti nell'impatto, avvenuto poco dopo le 13. All'altezza del distributore di benzina. Necessario l'intervento del 118 per prestare le prime cure ai feriti? Dai primi accertamenti sembra che le ferite riportate dai 2 non siano gravi. Sul posto tempestivo l'intervento dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal capitano Silvia Gobbini. Ancora da stabilire la dinamica del sinistro. Ed ora invece apriamo la nostra finestra sul meteo e vediamo insieme le previsioni del tempo per la giornata di domani all'Aquila e in Abruzzo. Venerdì
tornata all'insegna del tempo stabile, con ampie schiarite sia al mattino sia nel pomeriggio. Cieli poco nuvolosi nelle ore serali, temperature comprese tra i 9 e i 24 gradi. In Abruzzo condizioni di tempo stabile nel corso della giornata, con sole prevalente sia lungo la costa che sui settori interni. Cieli poco nuvolosi in serata. Queste le principali notizie del giorno a cura della redazione del Capoluogo. Grazie per l'attenzione e buona giornata.